Ok, ciao Stefano, ci racconti ciao. La tua storia, perché è particolare. Non è tanto particolare, io penso che è particolare questo, che dobbiamo salvare il nostro mondo. Tanta gente sono come me in difficoltà, ma questo non è il grande problema. Il grande problema sono i cambiamenti climatici, perché questo problema è molto molto grave e poca gente si rendono conto perché cosa si tratta, perché siamo occupati con le cose quotidiane e molto raramente pensiamo per queste cose. Io con mio fratello nella Bulgaria piantiamo alberi da 5 anni e provo a convincere gente, facciamo un gruppo, un'associazione e dopo piano piano in tutto il mondo, così io penso che dobbiamo fare, piantiamo alberi. Qualche gente fanno queste cose, ma dobbiamo essere di più, perché voi avete visto tanti incendi, gente usano tanti boschi per legno, il legno usano, noi usiamo, ma poca gente piantano alberi. Io voglio fare un film, io ho un scenario, è unico perché io sono un barbone, sono sulla strada, io penso che nessuno finora ha fatto film per cambiamenti climatici. Però tu hai scelto sì di vivere sulla strada, però per raccogliere anche dei soldi che stai usando per piantare degli alberi, mica solo sopravvivere. Mi sono ammalato prima 10 anni fa. Con anemia, questa è una malattia molto grave, non si sente niente all'inizio e piano piano tu perdi forza, e per questa cosa sono uscito sulla strada, perché non posso lavorare, ma questo non è tanto importante. Io voglio coinvolgere gente, perché io guardo sulla strada ogni giorno, provo a parlare, ma non incontro così gente che mi capiscono, dicono che cosa, cambiamenti climatici, ma vai, dobbiamo vivere in un mondo moderno, ma tutto si paga, tutto si paga, e non, noi questo prezzo molto, molto alto pagheranno i nostri bambini, perché sono piccoli, non possono fare niente. No, usiamo... L'eredità che gli stiamo lasciando è terribile, è un mondo avvelenato. Sì, è un deserto, io penso, e per questo io voglio fare queste cose. Io ho due nipoti, uno è 6 anni, l'altro è 12 anni, e noi lasciamo a loro un deserto. Non è solo mia opinione, tante gente intelligente, professori, parlano su questo problema, ma il mio sogno è che noi vogliamo fare. Io cerco amici, perché un film non si può fare da solo, e se siamo tanti possiamo fare un film spettacoloso. Anche io penso, se ci danno una mano, specialmente animalisti, tutti dicono che amano animali. Anche questo film è per Gina, se piantiamo alberi noi salviamo la vita degli animali. Per 40 anni sono spariti il 50% degli animali sulla nostra pianeta. E io dico così, se voi amate vero animali, dateci una mano, venite con noi e facciamo questo film, piantiamo alberi e salviamo il mondo. Senti, ma come si fa ad aiutarti? C'è un modo per, a parte venire a cercarti qua dietro il Duomo, che è abbastanza semplice, in via Corso Vittorio Emanuele, ma hai una mail, un sito, Facebook, qualcosa, ti possono trovare? Adesso io vado in Bulgaria, parto per Bulgaria, preparo queste cose, quando ritorno in settembre ce lo fai sapere. Avremo più pubblicità e più forti argomenti. Avrò sito e così possiamo incominciare la nostra attività. Io penso che il nostro film, se lo facciamo, sarà molto molto avremo molto grande successo, ma poca gente mi credono adesso. Io capisco questa gente, e venite con noi e avremo successo. Senti, intanto in bocca al lupo, e poi diciamo a tutti quanti di cominciare a preoccuparsi dell'ambiente seriamente. Sì, se non vogliamo vivere in una discarica. Sì, dobbiamo fare piccole cose, all'inizio piccole cose, non,
vogliamo fare grandi progetti, ma se non incominciamo siamo solo così, parliamo e usiamo così grave il nostro pianeta come, non so come posso dire. Ci facciamo suggerire da lui. Abbiamo scelto un albero molto molto speciale, Ginkgo biloba si chiama questo albero. Questo albero è vecchio 200 milioni di anni, e questo albero ha visto il disastro, molte volte il disastro della nostra pianeta 65 milioni di anni fa, quando sono spariti i dinosauri. E lui c'era già. Eh? E lui c'era già. Sì, era già, sì. Va. E questo è che voglio dire a tutti gli italiani, a tutte le gente sulla nostra pianeta, dobbiamo qualche volta pensare, fermare per un attimo, pensare per il nostro futuro, perché Gina, basta. Dobbiamo fare tanto anche per loro, perché poi se stanno bene loro stanno bene anche noi. Sì, loro non possono fare niente. Loro non piantano gli alberi. No, non piantano alberi, ma noi usiamo tecnologie e siamo egoisti, perché tutto prendiamo per noi. Che cosa lasciamo per animali? Solo diciamo che amiamo animali. E nello stesso tempo tagliamo i boschi. L'ambiente degli animali sparisce. Gina, basta Gina, guarda come sono fedeli gli animali. Va bene, dai, in bocca al lupo intanto, e ci sentiamo allora presto a settembre, ci dai un po' di notizie. Grazie mille, grazie, tanti auguri a tutti. E mi sono dimenticato anche a dire che non mi sento come un barbone, io mi sento un po' orgoglioso, e io mi sento come produttore di... produttore di risorse, perché noi piantiamo alberi, questi alberi crescono e dopo producono ossigeno. Questo risorse è il più importante, ma quasi nessuno parla per ossigeno, tutti parlano per petrolio, ma petrolio usa ossigeno, e chi produce ossigeno? Nessuno è preoccupato, ogni secondo noi respiriamo ossigeno. Per questa cosa io dico che non siamo barboni, noi siamo produttori delle risorse.